Dan in the Wheel. Il mondo dalle viscere della balena. Parole e pensieri su realtà e lavoro a cura di Daniele Ciacci. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Dan in the Whale, il podcast che vi parla direttamente dalle viscere della balena. Io sono Daniele Ciacci e oggi abbiamo il piacere di ospitare nella nostra piccola, stretta e puzzolente balena Marco Bardazzi, che è adesso a capo di Bea. Ciao Marco! Ciao Daniele, buongiorno, sono contento di essere dentro la balena. Dentro la balena, puzza e stretta, come ti ho detto, un po' umida, ma noi alla fine ci troviamo un po' bene, così in questi antri. Senti, allora Marco, vabbè, tu hai una vitona gigantesca che parte con un sacco di attività nel mondo del giornalismo, poi una piccola parentesi in una grande azienda nazionale, per poi adesso reinventarti un po' imprenditore. Ci vuoi raccontare un po' quello di cui ti occupi, ti sei occupato? Beh, mi hai già subito fatto sentire vecchio. Comunque in generale sono fatto 30 anni di giornalismo tra l'agenzia ANSA e La Stampa, il giornalismo in Italia e all'estero, con una parentesi importante per me, per la vita professionale e anche per la vita della mia famiglia negli Stati Uniti, dove sono stato 10 anni. I primi 10 anni di questo secolo li ho trascorsi là, raccontando varie campagne presidenziali, varie guerre, ma soprattutto grandi cambiamenti epocali, per esempio la nascita dei social media che oggi ci accompagnano così tanto. Sono rientrato in Italia per lavorare poi alla Stampa a Torino, dove sono stato digital editor, ho seguito tutta la trasformazione digitale del giornale e poi quasi 6 anni in Eni come direttore della comunicazione. Adesso sono nella mia terza vita, dopo quella giornalistica e quella manageriale, sto cominciando a accompagnare una piccola startup, Bea Media Company, che si occupa di narrazione strategica d'impresa. Ci puoi spiegare un secondo che cos'è questa narrazione strategica d'impresa? Io oggi ti ho voluto, insomma, ti ho invitato a parlare della balena perché la questione dello storytelling secondo me sta diventando ormai da diverso tempo, ma sempre più importante da dirimere, perché vuol dire tanto, per alcuni vuol dire proprio come dire, indorare un po' la pillola rispetto a una realtà che invece se dovesse essere narrata nel suo puro realismo sarebbe cruda e brutta. Insomma, lo storytelling come mano di vernice bianca su una parete che sta perdendo l'intonaco. Quindi ti va insomma di raccontare un po' che cosa vuol dire narrazione strategica di impresa? Ma innanzitutto significa riconoscere che ci sono delle nuove opportunità non solo per le imprese ma per tutte le organizzazioni, le istituzioni, anche le personalità pubbliche, di raccontarsi in prima persona, e sono opportunità che solo pochi anni fa non erano a disposizione di tutti perché si doveva passare attraverso una mediazione, gli strumenti della comunicazione a un livello sofisticato quale quello che richiede il racconto erano a disposizione di poche istituzioni e con grandi costi. Il podcast che tu stai realizzando soltanto alcuni anni fa avrebbe richiesto investimenti molto importanti. Oggi c'è invece la possibilità di fare molto di più e di disintermediare, di raggiungere direttamente anche le proprie audience e di farlo raccontandosi in prima persona. Questo non significa che vengano meno i mediatori tradizionali, i giornali, la radio, la televisione, significa che si può affiancare a quello che loro fanno un racconto diretto da parte delle imprese e delle organizzazioni. E questo racconto così è molto spesso è più efficace della pubblicità, perché la migliore pubblicità è sapersi raccontare. E il racconto, io chiamerei più racconto che storytelling, che ormai è un po' abusato anche come termine, però raccontare storie è qualcosa che l'umanità fa da sempre, dai tempi di Omero fino a oggi. È la modalità migliore e più efficace che abbiamo per poter trasmettere agli altri quello che siamo e quello che stiamo vivendo. Sono assolutamente d'accordo con te che tutto questo può diventare così qualcosa che maschera la vera attività, per esempio, di un'azienda, quindi può diventare fondamentalmente anche un'ipocrisia volendo. E questo è il lavoro importante anche della narrazione strategica d'impresa, cioè aiutare le imprese a riconoscere qual è la loro identità, quali sono i valori su cui si fonda il loro cammino e costruire un racconto all'esterno che sia radicato su quei valori e su quell'identità proprio per poter apparire autentico. Io penso che oggi ci siano
sempre più opportunità, soprattutto negli anni 20 che abbiamo di fronte, di fare questo cammino perché saremo tutti chiamati a una trasformazione importante. Siamo in un'epoca di transizione digitale, di transizione energetica, un'epoca di grandi transizioni e questo richiede ripensare anche alla narrazione di ciò che facciamo. Ecco, con la nostra piccola realtà che abbiamo creato insieme a Salvatore Ippolito, che è un professionista che ha una storia altrettanto ricca della mia, vogliamo provare a accompagnare imprese, organizzazioni proprio a fare questo tipo di cammino. Quindi questa parte di narrazione però a un certo punto dovrà in qualche modo essere supportata da una vera e propria strategia di comunicazione e di marketing, altrimenti il racconto rimane una cosa interna, oppure questa strategia di narrazione di impresa viene innanzitutto utilizzata all'interno della comunicazione interna, cioè per raccontarsi internamente a un'azienda quello che viene fatto e quello a cui si vuole tendere. Entrambe le cose, perché entrare nell'ambito della narrazione, della strategia di narrazione, pensando di fare soltanto delle uscite episodiche, dei piccoli progetti, lascia un po' il tempo che trova. Noi vorremmo aiutare a utilizzare gli strumenti delle media company, quindi a utilizzare anche la capacità di racconto che è nata fondamentalmente poi nel mondo giornalistico, per raccontarsi esternamente e internamente. Tu citavi giustamente la comunicazione interna, molto spesso per le aziende è più facile raccontarsi all'esterno che non spiegare in maniera chiara alle persone al Già. proprio interno qual è la strategia. Ecco, la comunicazione interna ha molto a che fare col lavoro sull'identità, sui valori, sulla mission e bisogna partire da lì, penso, per poi porsi all'esterno in maniera credibile e porsi all'esterno nel lungo termine, cioè cambiare la modalità e gli strumenti della narrazione non significa farlo con un evento e poi tornare a fare quello che si faceva prima, ma provare a cambiare proprio radicalmente l'impostazione della propria comunicazione. Questo credo che vada di pari passo con una trasformazione che le imprese sempre più stanno avendo, anche grazie alle sfide della transizione energetica, nel passare da una logica puramente di profitto a una logica di purpose, di scopo, di riflessione su perché si fa impresa. Ecco, nel fare quella riflessione, quello è il momento opportuno e adeguato in cui interrogarsi anche su come raccontarla fuori in maniera efficace. Questa però secondo me è una sfida veramente interessante perché leggevo proprio qualche giorno fa di studi che fanno proprio denotare come la capacità critica di una persona nel momento in cui si approccia ai nuovi strumenti digitali sta diventando sempre più rugginosa, sempre più faticosa e riuscire a trasmettere in maniera, potremmo dire, con una profonda leggerezza, no? La narrazione di una storia alla fine è questo, hai un purpose che potrebbe essere l'obiettivo della tua avventura e l'eroe diventa il cliente che si appoggia poi a un mentore che in questo caso è il brand e gli fornisce tutto il supporto per raggiungere appunto un purpose che è condiviso. Questo forse potrebbe essere, riprendendo un po' anche lo schema del viaggio dell'eroe vogleriano, una definizione da quel che ho capito io è di strategia di impresa. Però ecco, i social network da questo punto di vista danno la possibilità di ampliare notevolmente l'audience a cui uno vuol mostrare la propria identità, però di fronte a un pubblico che forse progressivamente sta perdendo sempre di più la capacità di focalizzarsi e da un certo punto di vista anche di immedesimarsi. Com'è che si può raccontare in maniera interessante e intelligente sui social network, secondo te? Secondo me ci sono due punti fondamentali da cui partire. Il primo punto è riconoscere, e lo vediamo dai dati, lo vediamo dalle indagini di mercato, per esempio l'ultimo rapporto di Edelman, il Trust Il Barometer, trasbarometro, esatto. sulla fiducia. Riconoscere che il mondo del business oggi è un mondo che da parte delle persone gode di maggior fiducia rispetto, per esempio, ai governi, ai media, alle organizzazioni non governative. E questo è cresciuto moltissimo nel 2020, nell'anno della pandemia che ci ha cambiato un po' tutti. Allora, le aziende, le imprese, le organizzazioni hanno questa grande opportunità, vengono riconosciute come più competenti e anche più etiche degli stessi governi o delle organizzazioni giornalistiche. Questo è il primo punto. Come lo si traduce poi dopo
in un racconto che sia credibile? Beh, il secondo punto, secondo me, è tornare a costruirsi in casa gli strumenti di narrazione. Penso per esempio al vecchio caro sito web, che molto spesso viene trascurato o considerato semplicemente così un deposito dove mettere tante cose. Credo che abbiamo sbagliato negli anni scorsi nell'affidare troppo il racconto delle aziende, il racconto di tante realtà a piattaforme esterne, che ovviamente sono a loro volta aziende, che ovviamente hanno a loro volta la necessità di rispondere ai loro azionisti e quindi con un cambio di algoritmo possono mettere in crisi un'intera strategia di comunicazione. Io credo che occorra tornare a costruirsi in casa i contenuti, il racconto, il sito web è la casa di ogni azienda dove ci deve essere tutto e poi da lì cominciare a diffondere sulle piattaforme in maniera coerente, credibile, continua, contenuti che siano in linea con quelli che sono i veri valori, la vera mission dell'azienda. Solo così credo si possa riacquistare anche una sorta di maggiore credibilità poi sui social network. Quanto questo va fatto in maniera organica o a pagamento è un altro tema, però il tema fondamentale è che è inutile aver costruito anche la migliore idea di narrazione possibile se poi ci mancano i contenuti per poterla raccontare day by day. Quindi alla fine, come dire, la messa a terra sta sempre un po' nella penna dello scrittore e potremmo dire, nella macchina fotografica del fotografo, no? Negli audio dei podcast, nelle riprese dei video, in tutta quella ricchezza di contenuti che questa epoca ci sta fornendo, le infografiche, le animazioni, tutto ciò che abbiamo a disposizione per raccontare, che è straordinario rispetto anche soltanto a pochi anni fa, dobbiamo provare a utilizzarlo in una maniera coerente, corretta e anche accattivante e affascinante, perché ovviamente sui social, sulla rete, la più grande scarsità di questo momento è l'attenzione delle persone. Riuscire a catturare l'attenzione delle persone senza ingannarle, senza usare troppo effetti speciali, ma dando loro quello che veramente gli interessa loro, e quello è il passaggio più interessante. Credo che questo richieda un grande lavoro sui dati, un grande lavoro sulla conoscenza delle audience, e i dati e il possesso dei dati è un altro dei temi su cui le aziende devono molto riflettere, perché è un'altra delle cose che hanno affidato troppo spesso all'esterno. Esatto, anche perché poi se il social media analyst sa che dei dati bisogna fidarsi, ma fino a un certo punto, no? Conta che il 2020 doveva essere l'anno della mobilità ecologica ed è stato così perché non ci siamo proprio mossi, quindi, come dire, da un certo punto di vista avevano anche ragione, però è vero, cioè certe analisi previsionali funzionano, ma anch'io temo che affidarsi al dato e basta possa rischiare di essere quasi un problema, va bene. L'importante è poi capire che dati hai. Non sono importanti i big data, sono interessanti i relevant data, i dati rilevanti, quelli che hanno un valore. E per esempio i dati sui propri clienti, per quel che riguarda le aziende, sono dei dati preziosi che molto spesso non vengono utilizzati con la loro potenzialità, ferme restando la privacy e tutti i limiti che ci devono essere nell'utilizzo dei dati, ma in maniera aggregata i dati ti possono dire tanto su quelle che sono le tue potenziali audience, molto più di quanto tante organizzazioni esterne che utilizzano cookies, che peraltro nel 2022 spariranno, possono millantare di sapere sulla tua organizzazione, sul tuo business e sui tuoi clienti. Tra l'altro leggevo qualche tempo fa che il media su cui le aziende stanno cercando nei prossimi tempi di lanciarsi in maniera un po' più sperimentale, ma sicuramente verticale, sono tutti i media relativi ai videogiochi, no? Proprio come posti dove l'attenzione invece tendenzialmente è molto concentrata, appunto perché devi risolvere degli obiettivi. Assolutamente, il mondo dei videogiochi è senz'altro un mondo di innovazione da cui arrivano anche sempre una serie di spunti interessantissimi. Penso che però sia fondamentale essere pronti a stare un po' in tutti gli ambiti, anche perché nel mondo dei videogiochi poi si